Buongiorno a tutti e buon martedì. Allora, ricapitoliamo un po'. Noi, operai, ci hanno tolto l'articolo 18 e nessun sindacato ci ha difeso l'articolo 18. Siamo sottopagati. Ci hanno tolto tanti diritti a noi, operai, e tante persone che non hanno un posto di lavoro. Però grazie a Dio c'è qualcosa, il reddito cittadinanza, che possono vivere tante famiglie. Noi abbiamo la possibilità di licenziare, noi popolo, noi operai, di licenziare 345 politici, mandarli a casa. Quando ci deve capitare più? Quando ci capita un'occasione del genere, prima di mandare a casa 345 parlamentari, mettendo una crocetta sul sì, poi dopo tagliarci lo stipendio agli altri parlamentari. Abbiamo la possibilità di licenziare 345 parlamentari, ma quando ci capita un'occasione del genere? Buona giornata, iniziamo con un bel caffè. Con il sorriso. Quando ci capita un fatto del genere, che noi popolo possiamo licenziare 345 parlamentari, da 945 portarli a 600, vedete voi, 300 risparmiati di soldi. Poi quando ci tagliarci dopo di questo ci tagliamoci anche lo stipendio agli altri politici, perché il Movimento 5 Stelle già se lo taglia dal 2010. Risparmiamo 700, di cui sono soldi nostri che respiriamo in particolare nelle case delle famiglie, con meno tasse, meno cose che paghiamo allo Stato. E mandiamo a casa 345 fariburti, persone che sono state condannate, eletti, e chiedono pure il no, e tante persone vanno a votare il no. Cioè, ma vi rendete conto di quello che state facendo? Votare sì, non no, il no. Cioè, questi sono condannati, stanno a casa, agli arresti domiciliari, e fanno campagna elettorale per votare no. E tante persone gli vanno pure dietro. Come si fa? Dico io, come si fa? Cioè, o ci siete o ci fate. Cioè, due soi cose, o ci siete o ci facete proprio. Di cui abbiamo la possibilità di mandare a casa 345 parlamentari. Siamo noi a licenziarli. Quando ci capitano fatti del genere? Che noi possiamo licenziare 345 parlamentari. E poi dopo si farà un altro referendum di tagliarci lo stipendio a tutti i politici. Perché quello che vediamo in Movimento 5 Stelle già se lo tagliano dal 2010. Che dite voi? Ce li vogliamo mandare a casa queste persone? 345 mandati? Dovete votare sì. Sì. Mi raccomando, votate sì. Poi, Giorgia Meloni viene a Foggia, presente. Ci presenta il politico che è stato condannato 4 anni. Ci elegge il suo politico e per diminuire gli altri politici delle altre forze che non sono stati condannati. Mi sa che ha toppato proprio. Ha toppato proprio. E infatti nessuno si è presentato. Nessuno. Comunque, mandiamo a casa queste persone. Votiamo sì. Votate. Qua voi. Ma vi dice che fanno che tenere una possibilità. Siamo noi che licenziamo. Licenziamo sì, 345 farabutto. Buona giornata a tutti.